valorizzare le risorse etnogastronomiche, storiche e tradizionali della propria comunità. Porto San Giorgio, perla della Riviera Fermana, lo fa attraverso l'approvazione del disciplinare del vero brudetto alla sangiorgese, attraverso il rilascio del marchio DECO, denominazione comunale di origine. Una delibera del Consiglio Comunale che riconosce che un prodotto, una ricetta, sono parte integrante della storia culturale della propria comunità, diventando così il biglietto da visita di una città. 12 ristoranti di Porto San Giorgio che per tutto il mese di luglio, anche se l'auspicio è che si possano aumentare sia il numero dei ristoratori sia il periodo, proporranno il vero brodetto alla sangiorgese ad un prezzo fisso e senza l'obbligo, anche se è gradita, della prenotazione. Si inizia venerdì 21 giugno al David Palace, che è stato anche il protagonista della serata di presentazione alla stampa e agli ospiti organizzata all'interno della suggestiva e quanto mai piacevole Villa Bonaparte. Ma diciamo che la valorizzazione del brodetto in questo caso si inserisce, non è una cosa estemporanea, così che ci è venuto in mente per caso, ma si inserisce in un punto e viene contemplata in un punto specifico del nostro programma di mandato, che era quello della valorizzazione della nostra identità, che serve anche a fini turistici, se vogliamo. E il brodetto si inserisce appunto in questo contesto. È un piatto della nostra tradizione, ma che a Porto San Giorgio conoscono in pochi, coloro che hanno la fortuna di avere una certa tradizione familiare, e nei ristoranti purtroppo si trova difficilmente, se non su prenotazione per un certo numero di persone. Allora abbiamo pensato che per promuovere il nostro territorio, la nostra città, dobbiamo far riferimento alle eccellenze e alle tradizioni. Noi coniughiamo la cucina alla tradizione, non solo culinaria in sé, ma la coniughiamo alla tradizione marittima e peschereccia, quella della pesca. Già varie le DECO adottate in ambito nazionale. Nel Fermano il vero brodetto alla sangiorgese è l'ultima arrivata in ordine di tempo, ma rappresenta, o almeno questa è l'intenzione dei promotori, un'opportunità legata al territorio, alle tradizioni marinare e all'economia di questa cittadina. Come molto spesso accade, le eccellenze magari vengono un attimo dimenticate, le eccellenze poi legate alla cultura, alla storia, alle tradizioni. Appena mi sono insediata, ci siamo insediati l'anno scorso, abbiamo voluto riprendere dei progetti e dei lavori legati proprio alla storia e alle tradizioni della nostra marineria. Il progetto del vero brodetto sangiorgese e la DECO che abbiamo approvato, il disciplinare che abbiamo approvato circa un mese fa in Consiglio Comunale, vogliono proprio promuovere questo piatto, che è un piatto sicuramente con delle peculiarità particolari e legate alla tradizione marinara. Quindi ci sono state delle ricerche storiche, abbiamo fatto delle ricerche proprio rispetto ai vari tipi di brodetto, c'erano due tipi di brodetto, il brodetto di mare e il brodetto di terra. Abbiamo voluto mettere un punto fermo. Abbiamo approvato questo disciplinare, il pesce deve essere di un certo tipo, il vero brodetto sangiorgese si potrà degustare e i ristoranti che hanno aderito lo potranno proporre solo con questi tipi di pesce, che deve essere pesce assolutamente fresco, quindi di giornata. L'obiettivo di questo progetto è quello di promuovere il nostro territorio e anche sostenere economicamente le categorie che sono state coinvolte. Il brodetto, che ha debuttato a Villa Bonaparte alla presenza del prefetto, del sindaco, di consiglieri comunali e regionali e della capitaneria di Porto, è stato preceduto da un gustoso e raffinato antipasto, accompagnato da vini autoctoni altrettanto piacevoli. Sempre al fine di promuovere e valorizzare al meglio il territorio e le sue attività, Porto San Giorgio ha deciso di aderire al circuito della cucina tipica locale, in particolare al circuito della cucina marinara adriatica, offrendo alla città e ai turisti un piatto storico come il brodetto sangiorgese DECO. A sostenere l'iniziativa c'è anche l'associazione culturale Chi Mangia la Foglia, con il suo presidente Noris Rocchi. Questo è un progetto della prima DECO territoriale sul brodetto, seppure un prodotto che viaggia insieme al mare. Però la prima codifica è il tentativo di legare il prodotto
al territorio, al proprio comune, avere un'identità e renderlo un valore e anche una sorta di visibilità per il territorio stesso. E questa è la funzione di questa associazione, che sostiene anche i circuiti delle cucine tipiche locali, questo progetto provinciale, interprovinciale, e di cui Porto San Giorgio fa parte. Ma andiamo a capire com'è e come deve essere questo vero brodetto alla sangiorgese nelle parole dello storico della gastronomia Ugo Bellesi. La ricetta tipica classica di Porto San Giorgio vuole che ci sia l'aceto, l'aglio, niente cipolla, quindi niente vino, vuole che ci sia soprattutto un pomodoro verde e soprattutto che il pesce sia messo a cuocere a freddo. Che significa questo? Che non ci sia la perdita di tempo che deve avere o che dovevano avere i marinai quando erano sulla barca, e come non devono averlo oggi i ristoratori, a perdere tempo mettendo prima quello che cuoce più veloce, che cuoce più lentamente, e poi quello che cuoce meno, e quindi metterlo per ultimo. È tutta una perdita di tempo che va ad aumentare anche il costo del piatto finale. In questa maniera, questa soluzione ha comportato di trovare questa ricetta che è stata ritenuta ideale. Poi ognuno può fare le varianti che vuole. Questa però è quella fondamentale, quella classica. Il sapore, il gusto, come si differenzia questo prodotto dagli altri magari? Si differenzia proprio perché ha queste caratteristiche. Non c'è il vino ma c'è l'aceto, non c'è la cipolla ma c'è l'aglio, e poi ci stanno tutti i pesci poveri. Pesci poveri perché gli scampi sono arrivati molto dopo, all'inizio non c'erano gli scampi. Ci stanno dei pesci particolari, ma sono come le seppie, sono tutti pesci tendenzialmente dolci, il che significa che compensano l'acidità dell'aceto e dell'aglio, quindi viene un equilibrio perfetto con l'aggiunta poi della salsa di pomodoro che completa il tutto. Alberto Regno, delegato dell'Accademia della Cucina per Fermo, per il Fermano, siamo a Porto San Giorgio che punta sul vero brodetto sangiorgese. Intanto c'è questo vero, c'è un protocollo e c'è l'intenzione di far lavorare un po' le marinerie e i ristoranti, ma anche attirare i turisti. Certamente, c'è un duplice significato. Io, per quanto riguarda questo istituto di cultura che rappresento qui nel Fermano, cioè l'Accademia Italiana della Cucina, mi sono interessato insieme all'amico Bellesi della parte storica e della parte culturale, anche se sembra per libro detto che cultura, però c'è una cultura sotto. Però naturalmente l'altro risvolto è quello promozionale per il territorio, che è anche nello spirito di questi sodalizi come l'Accademia Italiana Cucina. Noi in fondo siamo dei ricercatori nel territorio per cercare di promuovere i piatti tradizionali e cercare di farli apprezzare. Il brodetto oramai, se non c'era questa iniziativa, non si fa più da nessuna parte nei ristoranti o solo su prenotazione. Così vengono fissate delle date e anche il turista potrà assaggiare questo splendido piatto. Già detto del David Palace, gli altri ristoranti che partecipano sono il Tentacolo, lo chalet Quadrifoglio, il ristorante Campanelli, gli chalet Vela, Matilda, Delfino Verde, Canto d'Omar, Zulu, Duilio, il ristorante Tre Nodi e la trattoria Le Frattine. Un vero e proprio circuito anche nell'ottica della ripresa di un comparto economico, quello della marineria locale, che potrà, o almeno si spera, ricavarne dei benefici. Beh, io direi che in questi giorni c'è una serie di collegamenti, no? Abbiamo assistito a una serie di consegne di bandiere blu, segno di un'attenzione per questo territorio che è abbastanza unica. Stiamo portando questa regione tra le prime in Italia per le bandiere blu, e quindi per un mare pulito, per una spiaggia che è già bella di suo. È ovvio che in ambienti come questi poi ci deve stare anche una crescita a livello di ristorazione e anche in questa direzione anche di tipo culturale, e da qui appunto questa riscoperta di vecchie ricette che però hanno una loro tradizione, una loro storia, un loro gusto, una unicità. Se poi lo presentiamo in un ambiente come questo, Villa Bonaparte, scusate se è poco, ma è veramente qualcosa di eccezionale. Credo quindi che i nostri ospiti, i nostri turisti apprezzeranno sicuramente
e iniziative come queste, e complimenti al Comune di Porto San Giorgio, al Sindaco, all'assessore competente, perché senz'altro credo che iniziative come queste sono quelle che arricchiscono un territorio e lo fanno diventare unico, pur essendo facente parte di una regione, come dicevo, che ha un insieme di qualità che senz'altro sono apprezzate non solo in Italia ma anche all'estero.